Una Venezia provvisoriamente terrestre viene incontro al Presidente del Consiglio, all'onorevole Terracini, al Conte Sforza, che alla vigilia della ripresa parlamentare sono giunti all'aeroscalo di San Nicolò per assistere ad altre competizioni. Tutta la Venezia ufficiale è presente a salutare l'arrivo dei maggiori rappresentanti dei nostri istituti democratici. Ora tocca alla Laguna di fare gli onori di casa. L'antica ammaliatrice ha imparato da secoli il segreto di queste accoglienze. Oggi ha ingemmato le sue acque coi mobili colori, con le fascinose ed evocative figurazioni della regata storica. Tutte le fantasie pittoriche che fanno la gloria di musei e di palazzi, di chiese e di pinacoteche sono tornate oggi a vivere nella realtà, in un sorriso favoloso, opulento e gentile. Tra il guizzar delle gondole incedono le bissone, dame sfarzose e ingioiellate, a cui la festa delle acque risponde con un brulicante e inesausto scintillio. Alla fantasmagoria delle decorazioni nautiche risponde la fantasmagoria architettonica dei palazzi. Alla gioia dello spettacolo rispondono gli applausi e le vispe voci veneziane dalle rive variopinte di vesti. La gara dei gondolieri associa il senso della tradizione al moderno spirito sportivo. Ogni partecipante ha il suo colore, dal bianco al canarino al marrone. Prodigiosa creatrice di arcobaleni, oggi la Laguna allarga la gamma dell'arcobaleno, ne aumenta le note per dare un colore a ognuno dei regatanti. I vincitori ricevono la bandiera dagli ospiti di cui oggi Venezia si onora.